Eccoci! Ciao Raffaella! Ciao, come va? Bene, tutto a posto, grazie mille. Tu Ma di come che stai? cosa? Io bene, grazie, dai, fortunatamente bene. Oggi ho fatto tra l'altro un tampone rapido, tutto a posto, dai, quindi per precauzione più che altro. Ormai l'hai fatto? Allora, qui adesso in Emilia-Romagna fanno anche i tamponi in farmacia. Ah. E quindi non è un tampone molecolare, però vanno su con questa, come se lo fosse, capito? Poi ti danno l'esito dopo un quarto d'ora. Visto che per gli insegnanti, per gli istruttori di qualsiasi tipo di, non solo scuola, ma anche di attività sportive, lo fanno gratuitamente, allora ho detto, dico, dai, Ogni crollo, diciamo. lo faccio, sì. Allora, grazie di essere qua con me, con noi stasera. È veramente un onore per me. Ma figurati, no? È un onore, non ne faccio tante di queste cose qui, quindi insomma sei molto più tecnologica tu, spero di fare le cose come si deve, dai, ecco. Ma figurati. Vabbè, faccio una breve presentazione tua, anche se tutti ti conoscono. Innanzitutto Raffaella è stata una grande tennista, la sua massima classifica è stata numero 13 del ranking mondiale. Complimenti. È lì, vedi? Te la sei tatuata? La mia racchetta col 13, hai visto? Ci mancherebbe, Dio santo, E poi veramente. hai visto, è di legno, eh? È la racchetta di legno, perché io ho cominciato a giocare con la racchetta di legno, quindi per forza ho dovuto tatuarmela così, non con le racchette di adesso, no. Poi, tra i numerosi risultati, vabbè, quarti a Roland Garros, ottavi in Australia, Wimbledon, Flèche in Meadow, bronzo alle Olimpiadi. Sì. E guarda che è una grande soddisfazione, no? Anche come lo vedi? Perché nel tennis è un concetto diverso le Olimpiadi rispetto a tutti gli altri tornei. Ti è creato un'emozione particolare Sì, oppure sì? indubbiamente sì, perché per me vestire la maglia azzurra è sempre stata una delle maggiori proprio soddisfazioni che ho avuto nella mia carriera. Purtroppo le Olimpiadi si fanno una volta ogni 4 anni. Io Quello. dicevo, ma non si possono organizzare ogni anno, perché proprio si crea anche un cameratismo tra gli altri atleti, cioè condividi e vivi esperienze anche con gli altri sport e con gli altri atleti, quindi c'è anche uno scambio proprio di opinioni, di confronti, tu vai a vedere loro che competono, loro vengono a vederti. Quindi no, poi sai, avevamo come capitano Adriano Panatta e quindi ti lascio solo che immaginare. Io ho avuto la fortuna di fare 3 Olimpiadi, 3 da giocatrice e una da capitana, quindi 4, perché ero poi capitana di Fed Cup, sono stata per 4 anni. E le Olimpiadi hanno segnato un po' il mio percorso della carriera, con la medaglia di bronzo che hai ricordato tu, Seoul, dove ho giocato forse la mia più grande partita con Chris Evert. E poi Barcellona, dove poi ho smesso di giocare, che gli ho detto, signori, è stato bello, mi ritiro nel 92. Ma con Chris Evert dici qualcosa, dai, che ricordi ha di quella partita lì? Io sono super curiosa. Guarda, è stata una partita preparata talmente bene a tavolino con Adriano. Adriano era un grandissimo motivatore. Uno, secondo me, che a oggi conosce il tennis veramente, cioè basta che lui guardava una giocatrice e in 3-4 minuti ti diceva vita, morte, miracoli, è quello che tu dovevi fare. Adriano veramente ha un occhio pazzesco da questo punto di vista qui. Poi insomma, Non è da tutti anche dei no, grandi assolutamente no, ma anche quando commentava comunque alla Rai, che ha commentato per un po' di anni insieme a Galeazzi il tennis, insomma è sempre stato, direi, anche un piacere sentirlo, perché insomma captava anche delle cose che, sai, anche da giocatore comunque forse anche più semplici, il momento, la situazione. E devo dire che questa partita la preparammo benissimo. Io non dovevo assolutamente indietreggiare dalla riga di fondo, quindi dovevo avere i piedi attaccati alla riga di fondo. Nel momento che indietreggiavo un attimo, sentivo dalle tribune: stai avanti, stai avanti. Ed è stata una partita dove io ho giocato forse
sai quelle partite dove dici che ti capitano forse 4-5 volte all'anno se ti vanno bene, e a me quella situazione lì, in quel momento lì, è stata Incredibile. una delle mie più grandi vittorie. È successo poi dopo che mi hanno praticamente, non me la sono goduta più di tanto, perché appena ho dato la mano alla Evert, due coreani mi hanno preso, mi hanno chiuso in questo sgabuzzino 2 metri per 1 per fare l'antidoping, che è stato il mio primo e ultimo, primo e unico antidoping in 15 anni di carriera, e non riuscivo a farla pipì. Cioè, proprio non ce la potevo fare, ho tanta adrenalina e tutto quanto. Insomma, per fartela breve, dopo 3 ore sono uscita dal campo, dalla centrale, con tutti i giornalisti, e ho detto, beh, dico alla buon'ora. E dico, sì, ma sai, se stare seduta, hai davanti una coreana, hai questa tazzina in mano che devi cercare di far pipì, sai, non è proprio facilissimo. Insomma, esatto, alla fine però dopo 3 ore, dai, ce l'ho fatta, e stavo andando in medaglia lì, perché poi ho perso dalla maleva. Vuoi sapere anche quest'altro bel episodio? Che cosa dici? Allora, la stessa giornata che ho battuto la Evert, gli Abbagnale vinsero la medaglia d'oro, una delle tante medaglie d'oro che gli Abbagnale hanno vinto nel canottaggio, ok? Quindi dopo queste 3 ore di antidoping e tutto, parlando con i giornalisti, ci incamminiamo verso, diciamo così, dove stavamo. Era praticamente una città. Noi avevamo tutta una parte Italia, quindi c'erano tutti i calciatori, i pallavolisti, tutti insieme eravamo. E avevamo comprato queste biciclette, perché era talmente grande il villaggio olimpico che giravamo con le biciclette. E nel momento che arrivo e che parcheggio, e vivevamo in questi palazzoni di 15-18 piani, ad un certo punto sento questa voce che mi dice: Raffaella, attenta, attenta, attenta. Insomma, io alzo la testa e mi vedo questo gavettone che parte dal 15° piano. Praticamente gli Abbagnale avevano, sai quello che dà il ritmo? Era un piccolino, adesso il Peppino credo che si chiamasse, una roba del genere, capello rosso, che per festeggiare lanciavano questi gavettoni per aria. Io avevo la borsa da tennis, le racchette, dovevo chiudere la bicicletta. Insomma, ho fatto un volo su una grata di ferro, e Vabbè. praticamente avevo le ginocchia che non ti sto neanche a dire. Adriano, incazzato come una pantera, mi hanno portato subito a mettere questi fanghi per cercare di calmare il dolore e tutto. E io, quando mi parlano degli Abbagnale, ti dico, mi viene i capelli un po' dritti. Avrei perso, perché la maleva è stata una delle mie bestie nere, no? Le tre famose Sì. sorelle maleva. Io da Manuela ho sempre perso, e ho vinto l'unica volta il mio primo torneo WTA a Lugano nell'86, e quindi insomma facevamo sempre delle gran lotte, e lì forse magari. Beh, comunque le ginocchia facevano male a piegarsi, immagino, No, no? ma ti dico, erano due Però palloni. Poi, vabbè, con le cure, le cose, ero riuscita, ma non d'opera. ero proprio al massimo. E quindi questa cosa qui, questo è un piccolo aneddoto che ti ho così raccontato, che ancora ti dico, mi fa un po' Le bagnale qua. cavolare, esatto. Esatto. Senti, invece, tornando indietro un po' di qualche anno, io una cosa che voglio chiedere, perché anch'io ho avuto come esperienza quella di allenarmi a Latina quando c'era il centro tecnico federale, allora diciamo che le migliori d'Italia venivano Certo, chiamate siamo passate tutte dal di lì, Sara, anche un tu, è certo, po'. Sì, è certo. e io sono stata 3 anni, è stata un'esperienza. Anch'io, tre, anch'io. Magari ne parleremo un po' in modo più approfondito in privato un'altra Beh, tu a quanti anni sei andata, Latina? volta. Io sono stata dai 12 e mezzo ai 12 e mezzo, sì, un 3 anni. Vabbè, quindi eri piccolina anche tu, perché io dagli 11 fino ai 14 anni e mezzo, quindi era praticamente la prima esperienza che la federazione ha fatto in questo senso, nel aprire un centro tecnico femminile a Latina, a capo Massimo Di Domenico, anche perché non c'era nessun tecnico che voleva occuparsi di femmine, assolutamente. È stata una scommessa a 360 gradi. E Massimo è stato l'unico che ha detto:
provo io. Quindi devo dirti la verità, io dirti, non, mi sono trovata, ti dico, abbastanza bene, nel senso che dai, era, sai, scuola, si giocava 3 volte a settimana, tennis, si faceva poi atletica 3 volte a settimana, quindi insomma era un inizio, diciamo così. Io sono sempre poi stata abituata ad andare via di casa molto presto, cioè già l'estate i miei mi portavano a questi Kinderheim all'epoca, dove potevi anche studiare l'inglese, mamma e papà lavoravano e quindi io per un mese e mezzo stavo lontano da casa, e questo non mi ha mai creato grossi problemi. Quindi il distacco da casa, devo dirti la verità, non l'ho mai sentito più di tanto. Poi sai, la mia compagna di stanza era Sandra Cecchini, quindi romagnola come me, e quindi insomma siamo cresciuti insieme, poi insomma ci siamo, diciamo così, portate dietro anche in Federation Cup, sempre in stanza insieme, quindi poi tutt'oggi anche con Sandra c'è un bel rapporto. E no, è stata un'esperienza, ti dico, nel condividere comunque con altre ragazze, insomma, staccarsi dal circolo di casa. Io ho fatto qualche anno a Faenza e poi dopo mi sono trasferita alla Virtus Bologna, come un po', diciamo così, tutti quelli di Faenza, per poter avere, diciamo così, un pochino più di ore, un pochino anche più di, diciamo così, preparazione dal punto di vista tecnico. Tutti ci siamo trasferiti, ti dico, non so, qualche nome: Gianluca Rinaldini, Stefania Cicognani, Raimondo Ricibitti, insomma in tanti, perché Faenza, devo dirti la verità, è sempre stata una base bella solida nel tennis. Ne sono usciti tanti: Gaudenzi, La Perfetti, Gaio che sta giocando adesso, insomma direi ragazzi, che abbiamo fatto comunque qualcosa in questo sport, e per una città come Faenza, insomma, è sempre stata una cosa, diciamo così, straordinaria. E quindi la tira per me, ti devo dirti, so che tu l'esperienza non è stata proprio delle più brillanti. Io devo dire, non l'ho accusata più di tanto, forse 3 anni per me sono stati sufficienti, perché poi dopo ho preso il volo. Volevo dire anche, chiedere anche questa cosa, perché dopo 3 anni tu hai preso la decisione di andare a allenarti in America. Ai tempi è stata una decisione veramente controversa questa, giusto? Però sei andata Anzi. in America, diciamo, da il coach più famoso al mondo, no? Perché è da Nick Bollettieri. Esatto. Quindi come la decisione, come ti sei trovata? Per me hai fatto benissimo, cioè, se devo dire la mia opinione, veramente hai Beh, fatto ho benissimo. avuto, Sara, ho avuto un'opportunità straordinaria, devo essere sincera, perché mi hanno dato una borsa di studio per poter frequentare l'Accademia di Bollettieri, e devo ringraziare prima di tutto Gianluca Rinaldini, che lui è stato primi 70-80 del mondo, anche lui faentino, perché firmando un contratto con Kim Top Line, io giocavo con Kim Top Line, ti ricordi quelle belle magliette bianche con quelle striscioline gialle, arancioni, che non si potevano guardare, ma comunque, e Prince come racchette, il primo racchettone di legno, è stata la Prince, diciamo così, a metterlo in produzione. E quindi Gianluca, con lo sponsor, disse: beh, se state cercando una femmina, Raffaella, secondo me, è la persona giusta. Quindi mi ricordo quando Paolo Bodo, che fu lui che venne a Faenza, che ci trovammo praticamente a casa. Noi, mi ricordo che a casa dei miei genitori c'è questo tavolo tondo, e quindi c'era mamma, papà, io avevo 14 anni, e Paolo arrivò e mi disse: guarda, noi vogliamo metterti sotto contratto, e poi per ultimo, se hai piacere, io ho questa opportunità di avere questa borsa di studio dalla Nick Bollettieri Tennis Academy per un anno. Cioè, io ti dico ciao. Cioè, io guardai subito i miei: posso andare? Allora, mio padre, allora, devi sapere, io mamma e papà purtroppo non ci sono più. Papà è sempre stato uno molto chioccia, la famiglia, tutti insieme, quindi ha sempre avuto questo valore della famiglia molto, molto, ti dico, si Alto. sentiva molto, assolutamente. Anche se passavo molto più tempo con mamma, papà lavorava tanto, però la presenza di papà è sempre stata importante, assolutamente. E mamma guardò mio padre e disse: la bambina può partire. Quindi io devo dirti la verità, dovrò sempre ringraziare
tutti e due i genitori, ma in particolar modo mia madre. Mia madre mi ha sempre considerato forse più grande della mia età, con sì. la testa sulle spalle, perché per poter lasciare, penso, una, sì. una figlia di 14 anni, parliamo degli anni 80, primi anni sì. 80, a fare un'esperienza di questo genere qui, credo che non sia da tutti, e quindi mi ha dato un'opportunità non indifferente. Ovviamente con basi belle rigide, belle solide, nel senso che vai là, cioè ti fai la tua esperienza, se le cose non vanno bene a casa la porta è sempre aperta. Io ho pensato, dico, questa è un'opportunità che non mi voglio far sfuggire. Poi ripeto, io ho sempre amato molto viaggiare, il distacco, ripeto, da casa non l'ho mai sentito. Poi i miei sono sempre stati presenti anche a migliaia di chilometri di distanza, le bollette del telefono erano supersoniche a casa mia, non ti sto neanche a immaginare, e quindi dovrò sempre ringraziarli per questo, perché poi con Nick sono stata con lui 10 anni poi. 10 anni? Sì. Ricordiamo che Nick Bollettieri è stato uno dei più grandi coach del mondo, e vabbè, oltre a Raffaella ha allenato Andrea Agassi, Monica Seles. Stiamo parlando di giocatori che sono arrivati nei primi nella classifica mondiale, quindi chapeau veramente, veramente. Sì, un grande motivatore, Sara. Uno che comunque, che secondo me è fondamentale. Prima di tutto, e io ho avuto la fortuna, non ho avuto tanti allenatori, tutti uomini, ma sì. che mi hanno insegnato, al di là del dritto rovescio, i valori, il rispetto, comportarsi in un certo modo, l'essere donna. E se Raffaella è quella che è oggi, al di là dei valori che mi hanno insegnato i miei, ho attinto anche molto dagli allenatori che mi sono stati vicini, perché il lato umano per me è sempre stato certo. molto importante, e Nick era uno di questi, perché riusciva anche a capire nel momento di difficoltà, quando era ora magari di staccare la spina. Oggi magari, Raffi, non è il caso che tu ti alleni, vai a farti una bella passeggiata al mare, ci vediamo domani. Quindi entrare anche nella psicologia di quello che è la persona non sì. è semplice, perché no. non si può trattare tutti gli atleti nello stesso modo, cioè sì. devi anche andare un po' oltre a quella che è la conoscenza al di fuori del campo, io credo. Certo, sì, io lo ritengo fondamentale proprio questa cosa. Esatto. E invece, dici un po', io sono curiosa, vabbè, al di là del match, quello che ho appena detto con la Evert, però hai un altro ricordo di un match o di un momento della tua carriera particolarmente importante che ti è rimasto nel cuore? Allora, tu mi dirai, tu sei fuori di testa, ma io ti dirò la sconfitta con Arancia Sanchez nell'89 a Wimbledon con i 2 match point. Che quella, allora, lavorando a Sky, me la propongono ogni volta che facciamo Wimbledon, che abbiamo la fortuna di commentare Wimbledon, ogni volta in uno studio arrivano proprio queste immagini della mia partita con Arancia, che ogni volta mi rode da matti, perché quella poteva essere veramente un'opportunità pazzesca. Lei ha giocato quei 2 match point, secondo me, occhi chiusi. Com'è che erano andati? Che ho visto. Io vincevo 5-3 al terzo, sì. con 5-4, 2 match point. Una palla corta mi ha fatto che io praticamente stavo correndo per darle già la mano, perché ero convinta che si fermasse a rete, sì. e l'altra invece mi ha fatto un vincente in lungolinea. E con Arancia, che voglio dire, siamo ancora amiche, delle volte spesso fa: ma ti ricordi quella volta? Dico, no, non me ne non mi ricordo parlare, non so perché no. È stato poi, ripeto, nell'89 fu terzo turno, e lì se riuscivo a fare il colpaccio, forse c'era una piccola autostrada per andare un pochino più avanti, però... Sono quei match che si sognano per anni, no? Non ti è mai capitato? Sul centrale ho giocato, Sara, perché ho avuto anche la fortuna di giocare su tutti e 4 i centrali dello Slam, e questa è una cosa sì. bellissima. E poi il centrale di Wimbledon all'epoca, perché adesso lo vedi tutto nuovo col tetto, sì. c'erano le prime file, la gente in piedi. Quindi tu sentivi proprio il pubblico respirare. Ma pensa a te. E avevi una panoramica del campo pazzesca. No, bellissimo, guarda. Poi Wimbledon ha un fascino particolare, con 3 spogliatoi,
quindi lo spogliatoio per le teste di serie, e io un anno, essendo l'ultima testa di serie numero 16, perché adesso le teste di serie sono 32, all'epoca erano 16, uno spogliatoio che sembrava una bomboniera, chi ti faceva, tu che fai sempre quelle trecce così che sono bellissime, anche io avevo i capelli molto più lunghi dei tuoi quando giocavo, sì. E questa parrucchiera che ogni volta mi faceva queste acconciature diverse, le treccine, mamma, e la coda un po' particolare. Poi, non so, entravi nello spogliatoio e avevi una, diciamo così, donna che ti seguiva. Vuoi che ti apra la doccia o vuoi che facciamo la vasca? Poi tu ti toglievi i vestiti, il giorno dopo ti ritrovavi già puliti, lavati, stirati, tutti quanti a posto. Vuoi di mangiare? Che cosa vuoi mangiare? Insomma, poi ero nello spogliatoio, sai, con Chris Evert, Martina. Quindi, ma... Cioè, sai quando dici, ok, godiamocela per bene questa cosa, perché non so quante volte potrà capitarmi nella mia vita. Ho giocato anche 3 Master, quindi mi è capitato anche di giocare al Madison Square Garden, che è un altro posto, ti dico, straordinario a New York. E quindi quelle volte lì, insomma, quando ti affianchi a queste grandi campionesse, insomma, ci credi anche tu ad un certo punto. Delle volte dici, ma io non c'entro niente. Poi però, quando sei lì, dici, beh, posso qualcosina, dai. E una cosa sulla quale ho riflettuto tanto è, arrivare al tuo livello è veramente difficile, però diciamo rimanerci forse è ancora più difficile, e soprattutto questo volevo chiederti, perché poi avevo parlato anche con Francesca Schiavone un po' di settimane fa, e uno degli argomenti secondo me più interessanti è stato non tanto il vincere per lei Roland Garros, perché vabbè è un successo straordinario, ma la difficoltà della gestione del dopo un successo così grande. Quindi penso che per te, nel momento in cui sei arrivata a 13 secondo, oppure hai vinto delle partite straordinarie, come ci stavi dicendo adesso, il dopo, il giorno dopo, le settimane dopo, l'anno dopo, perché lo ricordo, vabbè, chi ci sta guardando, che nel tennis, quando arriva un successo, vinci un torneo, l'anno dopo i punti che prendi nella vittoria di quel torneo lì scadono. Esatto. Quindi fare tutto una strategia per riguadagnarteli prima, perché se no in classifica comunque scendi, no? Quindi, però psicologicamente, proprio il giorno dopo, le settimane dopo, cioè, come te la vivi? Anche hai un calo di motivazione? Oppure, nel tuo caso... No, allora, guarda, devo dirti la verità. Io ho questo esempio che mi sono sempre portata dietro, sin da ragazzina, quando io andai negli Stati Uniti, dopo 2 mesi arrivata da bollettieri, giocai in mondiali Under 16, l'Orange Bowl, che è stato un po' il torneo, la massima espressione di quello che poteva essere a livello juniore. Si partiva Under 12, 14, 16, 18, io vinsi l'Under 16, e ricordo che tornai in accademia da Nick con una bella festa sorpresa, mi ricordo benissimo, con i festoni, con questa torta, con tutti i ragazzi intorno, e Nick mi abbracciò e mi disse: complimenti, brava, domani un altro giorno, in campo alle 8 e si ricomincia a macinare. Quindi io ho sempre avuto questa cosa, ma anche in famiglia, cioè sentirmi dire brava sarà forse capitato magari 3-4 volte, non di più. Quindi devo dirti, io l'ho sempre vissuta molto bene, anche a livello di pressione, non mi sono mai posta tantissime aspettative, proprio perché tutto quello che ho ottenuto per me è sempre stato qualcosa di straordinario. Cioè, se tu mi avessi chiesto, ma Raffaella, quando ero piccola, no? Cosa, la tua idea, il livello di classifica, ho detto, guarda, io amo talmente tanto questo sport, è la passione che mi ha sempre, diciamo così, dato la spinta, ma mai poi mai avrei pensato di ottenere questi risultati. Quindi tutto quello che è venuto, Sara, l'ho sempre vissuto benissimo, nel bene e nel male. Quindi certo, le aspettative c'erano, ma io non mi sono mai messa tanta pressione addosso, e la gente che avevo attorno uguale. Certo, ci sono stati momenti negativi, quello sì, però ho avuto la fortuna di essere sempre affiancata a persone che, dal punto di vista, come ti dicevo prima, umano, mi hanno sempre dato quella spinta per
tirar fuori il meglio, perché era quello il mio obiettivo. Cioè, io vorrei essere ricordata per quella che comunque in campo dava sempre il 100%, non con un gran talento, quello non sono nata con la racchetta in mano. Servivo malissimo, il mio servizio è sempre stato il mio tallone d'Achille, servivo male, 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 la racchetta di legno lì sicuramente non mi ha aiutato. Certo, se avessi avuto un servizio un pochino più decente, magari forse tra le prime 10 un pensierino magari ci poteva anche stare, però sai, con i sei, con i ma non si ottiene niente. Quindi sì, sai, aspettative normali che ci siano quando tu hai una stagione incredibile, riuscirsi poi a confermare l'anno dopo. Non è facile, però non l'ho mai vissuta con questa grande tensione addosso. La tensione c'era ogni volta che entravi in campo, le classiche farfalle allo stomaco. Nel momento che quelle non c'erano più, secondo me era il momento di appendere il cappello. Io purtroppo ho smesso per altri motivi, avrei voluto giocare ancora qualche anno, però ogni volta che io entravo in campo avevo dei mal di pancia, Sara. Lasciamo stare. Poi dopo i 5 minuti di riscaldamento passava. Ma comunque il tennis visto dal fuori lo vedono tutti un po' come un mondo dorato, no? Perché poi anche a me è capitato spesso, mi chiedono: ma tu che lavori hai fatto nella vita e tutto? Quando dici io giocavo a tennis, non lo considerano quasi come un lavoro, ma quasi come un gioco, no? Dicono: ah, ma che bella vita, di base, cioè, non facevi un cazzo dalla mattina alla sera. In realtà, io più che mondo dorato, un po', magari, per come me lo sono vissuto, secondo me, a me piace definirlo un po' una gara, sotto un certo punto di vista, perché si giocano 30 tornei all'anno, sempre con mano, si prendono a continuazione, però al di là che comunque la passione per questo sport è talmente forte che i figli fanno ieri, però quello che volevo chiederti è come si concilia la vita da tennista professionista con i rapporti di amicizia, la famiglia, oppure i rapporti personali, perché magari donna pochino più impegnativo, no? Rispetto agli uomini che già sono anche un po' più dipendenti dalla vita in generale. Allora, guarda, sì, sarà una gabbia dorata, ma io ho giocato con due generazioni di fenomeni che non cambierei mai in vita mia. Molto spesso la domanda adesso è: ma Raffaella, ma se tu avessi giocato oggi dal punto di vista economico, dal punto di vista anche di andare a visitare posti, vedi, non so, gli Emirati Arabi, vedi la Cina, insomma, c'è stata un'apertura pazzesca adesso per quanto riguarda anche i tornei. Io dico sempre, non cambierei niente, anche dal punto di vista proprio dei rapporti tra le giocatrici, perché oggi ognuno ha il proprio entourage, si socializza poco tra le giocatrici, almeno io ero una delle più casiniste nello spogliatoio. Poi quando si entrava in campo coltello tra i denti e non si guardava niente nessuno, ma fuori si viveva un clima molto, diciamo così, molto più tranquillo. Si andava per anche fuori. Fare degli anni sono cambiate un po' le assolutamente cose. Direi che forse questo l'ha portato un po' Martina, la Navratilova, con una sua entourage, però comunque lei viveva molto anche lo spogliatoio e anche stare a contatto con le altre giocatrici. Forse più la Graf. Dal momento che è arrivata la Graf con un po' tutto l'entourage, ecco lì si sono incominciati a vedere il fisioterapista, lo sparring, il manager. Comunque la Graf aveva questo carattere comunque un po' asociale e poi con sempre il suo team vicino, un po' a livello di protezione, magari ha lanciato un po' la prima questo senso della concentrazione, dello star da soli. Esatto. La Graf, ti dico, tanto per dirti un aneddoto, negli slam lei chiedeva di giocare alle 11, proprio perché finito di giocare alle 11 e vinceva 6-1-6-1 i primi turni, 6-1-6-0, 50 minuti, 45 minuti, non gliela faceva vedere, diceva: guarda, queste sono le palle, le vedrai 3-4 volte, non di più. E poi ad un certo punto scompariva, non la vedevi più.
Quindi lei arrivava, si riscaldava, giocava il match e si presentava poi neanche il giorno dopo, perché ovviamente negli slam giochi un giorno sì, un giorno no. Quindi si andava a allenare anche da un'altra parte e poi si presentava il giorno del match. Quindi proprio non c'era, diciamo così. Sì, esatto. No, no, mentre sai, tu magari giocavi la partita, poi facevi la tua doccia, andavi al ristorante, facevi due battute, poi magari, non Certo. so, giocava una ragazza o ragazza italiana, andavi a vedere, andavi a fare il tifo. No, no, lì. Italiano. Esatto. Sì, noi sempre molto casinisti, come al solito, però insomma, noi abbiamo lasciato il segno, dai, quella generazione lì, devo dire che sia maschi che femmine anche, perché anche i maschi, insomma. Canè, Camporese, Mamma mia, sì, anche Cancellotti, no, insomma, ci sono stati giocatori che anche loro hanno fatto veramente gran cose, assolutamente. l'altra cosa che ti volevo dire, al giorno d'oggi si parla tanto di società della performance, no? Quindi venendo dall'essere stata una sportiva professionista, secondo me, come si vive il fatto di essere sempre giudicati in base ai risultati? Perché molto spesso è normale, no? Vinci, perdi, i giornali, i media, i giornalisti dicono la loro, criticano, in base alla classifica che hai in quel momento lì vengono fatti dei commenti. Non è semplicissimo proprio viversi questi giudizi perennemente ogni giorno, no? E soprattutto anche non identificarsi nella classifica che hai al momento, nel risultato, ma rimanere stabili anche dopo una sconfitta, dopo una vittoria. Questa cosa non sia facile. Cioè, tu come sei riuscita a farlo? Allora, devo dirti, prima di tutto ho sempre avuto un ottimo rapporto con i giornalisti italiani e questo non so se è stata una fortuna o meno, però devo dire che Tommasi era venuto, Rino Tommasi, che Sì. insomma è stato direi una grandissima penna e non solo ai microfoni, insomma direi che è stato lui con Capodistria inizialmente a far vedere un po' il tennis in televisione per poi dopo parlartele più, Sky e tutto il resto. Soprattutto uno dei pochi che se ne intendeva. E beh, insomma, la coppia Tommasi Clerici direi che è stata quella che ha segnato, diciamo così, il percorso televisivo tennistico italiano, senza ombra di dubbio. E devo dire che Rino, e parliamo di un bel po' di anni fa, campionati europei a Serramazzoni, io Sara ero praticamente dietro una colonna e ho sentito una conversazione che non avrei dovuto sentire. La USTA, la federazione americana, aveva invitato me e Walter Bertini e Simone Ercoli, quindi Sì. ragazzi che giocavano ai miei tempi, per poter fare il US Open Juniores. Quindi ti parlo anche lì, credo, 81. E un consigliere disse: ma cosa li mandiamo a fare? Tanto questi devono andare là per perdere il primo turno, è il caso che stiano a casa. Ah, però. Quindi papà, mio padre, riuscì a contattare Rino Tommasi e io gli articoli perché lui scriveva sia per la Gazzetta dello Sport che per il Tempo. E io gli articoli li ho ancora e scrisse questo articolo dicendo, raccontando tutta la storia che papà poi aveva chiamato in federazione dicendo, beh, a questo punto qui le spese le paghiamo noi e Raffaella negli Stati Uniti va. Insomma, per fartela breve alla fine ci hanno mandato. Quindi Rino mi è sempre stato molto vicino anche nella scelta di partire per gli Stati Uniti e ha sempre, devo dirti la verità, avuto sempre un occhio di riguardo, non solo lui, ma tutti i giornalisti. Quindi io sono sempre stata disponibile. Certo, leggere le critiche ci sta, ma non mi ha, devo dirti la verità, anche questa cosa qui non ho mai rosicato più di tanto, devo essere sincera, perché ci sta, fa parte del gioco. Certo, se perdi da giocatrici con cui non devi perdere, è automatico che non è che possono parlare tanto bene, però l'ho sempre vissuta anche questa in maniera, ti dico, molto, molto serena. E di solito poi dicevano, ma i giornalisti tendono sempre a criticare gli italiani. Ecco, io devo dire che invece da questo punto di qui, vista qui, forse sono stata anche privilegiata perché ho sempre dato tutto quello che potevo dare, anche nella giornata no, uscivo fuori dal campo e questo forse è Ma sempre infatti stato apprezzato, io credo.
carattere pazzesco, una fighter, quindi voglio dire, cioè, non c'era mai niente da dire rispetto alle tue prestazioni, perché voglio dire, davi veramente l'anima quando eri in Ma campo. sai, io credo anche che quando poi sei fuori dal campo, no, i giornalisti fanno il loro lavoro ed è giusto essere anche disponibili, no? Vedi anche questo oggi, magari se la situazione o il match non è andato bene, tendi anche andare magari in conferenza stampa a malavoglia, rispondendo anche male, non avendo magari anche il rispetto del lavoro che dall'altra parte. Poi magari sì, sono magari le stesse domande, cose che trovo abbastanza scontate oggi. A me piace molto comunque poter anche conoscere un giocatore o una giocatrice anche al di fuori di quel quadrato rosso, no? Rosso, verde o azzurro che sia. Anche, insomma, cosa ne pensa anche al di fuori, insomma, del tennis. Cosa che sta facendo, secondo me, benissimo, che io inizialmente non l'avevo capita, devo essere sincera, Naomi Osaka. Non so se tu la segui, la giapponese che adesso ha vinto anche in Australia gli US Open. Quindi lei, insomma, con tutto quello che sta facendo contro il razzismo, si è proprio schierata. Cioè, devo dire che a me questi personaggi qui mi piacciono. Insomma, anche conoscere qualcosa di più al di fuori del campo. I Certo. giornalisti, ecco, dovrebbero anche, secondo me, poter far questo. Magari lo fanno anche, ma dall'altra parte, insomma, gli atleti oggi come oggi, concedersi, no? Nel conoscersi. Esatto, non è da tutti, diciamo. Sì. Non so tu, però volevo parlarti di questa cosa. Io, una cosa che a me ha dato tanto il tennis, ma sia in allenamento che nei tornei, è l'adrenalina, no? Questa carica pazzesca, un po' quello di cui parlavi prima, no? Questa cosa delle farfalle nello stomaco, prima dei match importanti, che è una sensazione che si rifugge perché uno dice: Dio, che tensione, devo rilassarmi, se no gioco malissimo, però è quella cosa che è. Da sportivo è una sorta di droga, tra virgolette, no? E nel momento in cui smetti, a me è mancata tanto. Quindi il fatto magari di cercare degli sport, un tipo di allenamento che mi facesse provare quel tipo di adrenalina, è stata la mia droga e anche adesso per tanti anni. Perché anche adesso, banalmente, quando io sono nervosa, sono sotto tensione, cosa faccio? Hai Ti sorride, sei molto più calma, tranquilla, zen. Esatto. Ma guarda, io devo essere sincera, cioè quando ho smesso, perché purtroppo ho smesso a 26 anni, giovane, avevo ancora qualche anno, avrei voluto giocare, anche perché avevo anche i contratti comunque in essere. Soltanto che ho cominciato ad avere questo problema all'anca sinistra. È cominciato tutto, allora io ho smesso, abbiamo detto nel 92, è cominciato tutto nel 90 con un sperone calcaneare al piede destro. E tra l'altro nello stesso momento che è venuto fuori anche mio papà. Quindi pensa, nello stesso identico periodo, ma di fatti dice che è abbastanza comune, no? E quindi io mi sono operata, papà no, quindi papà ha appeso la racchetta a chiodo perché papà giocava così tanto per diletto con gli amici. E quindi da quel momento lì, devo dirti la verità, la mia classifica poi era scesa tantissimo, mi sono ripresa perché volevo assolutamente poter tentare di giocare le Olimpiadi. E quindi nel momento che ce l'ho fatta e nel momento che ho detto non posso più allenarmi come mi allenavo prima, inizio a perdere da giocatrici che comunque prima vincevo, io di vedere il mio nome poi scendere in classifica, perdere da giocatrici inferiori, ho detto no, non è proprio il caso. Quindi nel momento che ho fatto la mia conferenza stampa, che ho chiamato casa, ho detto collegatevi perché ho qualcosa da dire, ho salutato, sai cosa vuol dire? Tranquillissima, cioè è stata. Arrivati Olimpiadi, ho detto: questo è il palcoscenico giusto, non posso fare diversamente, non posso andare avanti con infiltrazioni di cortisone, cosa che ho fatto per 6-7 mesi. E quindi ho detto: io ho dato tutto quello che potevo. E quindi non ho mai avuto nessun tipo di rimpianto. Certamente nel momento che ho smesso qualche ora tennis, andavo a giocarla. Devo dirti la verità: l'agonismo vero e proprio.
No, non mi è mancato, devo dirti più di tanto, mi sono mancati il fatto di poter girare il mondo, di andare a vedere i tornei, ma quello comunque l'ho sempre mantenuto, perché comunque due viaggetti all'anno a vedere qualche torneo, a rivedere anche un po' le ragazze con cui giocavo all'epoca, perché sai, bene o male, molte sono magari impegnate a fare il coach, oppure la televisione, oppure ci sono anche le leggende che giocano i famosi doppi, quindi bene o male anche rivedersi è sempre, sempre un piacere. Quindi devo dire che no, a oggi, ma il rapporto con lo sport, sai, mi sono operata all'anca, poi nel novembre 2019, che sono riuscita a operarmi prima di tutta questa pandemia, sto finalmente meglio perché ho vissuto veramente 2 o 3 anni, gli ultimi 2 o 3 anni non facili, camminavo tutta storta, giocavo a tennis, ma poi, cioè, una volta a settimana con il mio compagno. E alla fine mi sono data al Pilates. E ti dico, Aspetta, sta cadendo la linea. no, Aspetta. Scusa. ho scoperto, no, ti dico, per quello che mi riguarda, credimi, io devo fare tanto allungamento, no, non potrei mai fare le cose che fai tu, cioè tu appesa in quel modo lì, che fai quelle robe lì. Cioè, mi viene già male quando guardi i tuoi video, cioè io proprio non ce la potrei fare. Ah, Cioè, dai, con ma tutto. No, non no, partire no, con i preconcetti, non partire con i preconcetti. no. Guarda che te lo No, dico. no, no, non è con i preconcetti. Cioè, io quella roba lì ho già dato, capisci? Cioè, l'ho fatta per tantissimi anni che io oggi ho bisogno di fare delle cose molto tranquille. Poi voglio dire, tra me e te c'è anche un bel po' di differenza di anni adesso, eh? Cioè, adesso voglio dire, bisogna. Io lo dico sempre, io sono anche istruttrice di Pilates, quando lo dico non ci crede nessuno, cioè devo andare a tirare fuori il diploma da qualche parte e non ci No, crede. ti dico, cioè, ho scoperto, già un po' lo facevo anche prima, e devo dirti che per l'anca tutto mi ha aiutato, ma adesso lo faccio talmente in maniera, ti dico, sono un caterpillar che mi sento bene, cioè sto bene, mi sento, e me è la cosa principale, capito? Mi fa star bene le mie anche, perché anche la destra comunque non è messa benissimo. Però non mi danno problemi, dormo la notte, cosa che fino a poco tempo fa facevo fatica. Quindi ho trovato una cosa, Sara, a mia dimensione. E tutti mi chiedono: ma la racchetta in mano no a questo punto qui, visto che hai l'anca bionica? No, non manca, non No, manca. devo dirti la verità, no, la racchetta magari vediamo. Adesso con tempi migliori dovrei incominciare, Sara, proprio dall'ABC, con i cesti. Hai capito? Per fare fiato e tutto, quindi però devo proprio ricominciare tutto da capo. Però questa cosa, guarda, del Pilates è fantastica. Anzi, guarda, vedi, sono lì che anche, guarda, che le ho saluto, Nino e Nicole, sono fantastici, guarda. Io Poi sono a ma Milano, perché tu sai che mia figlia abita a Milano, Giulia si occupa di moda, quindi spesso sono a Milano perché io collaboro anche con un circolo a Busto Arsizio dove ho 50 ragazzi. E quindi appena vado a ma Milano, poi online, Giulia si è no? allenata con me, ti ricordi, no? Che Giulia si è Sì, allenata con certo, me. assolutamente, ma sono anche venuta a trovarti, è una palestra bellissima, bellissima, è un posto straordinario tu, eh? No, bello, bello, bello. Eh sì, Senti, assolutamente. volevo dire un po' questa cosa. Allora, io il mio parere è un po' è che comunque le donne debbano, sotto un certo punto di vista, essere allenate da donne. È un po' la mia opinione, no? Perché un po' io ho un vissuto magari un pochino diverso dal tuo, poi c'è una parte comunque sempre molto soggettiva, dipende anche chi ti allena, perché non è che si può generalizzare. Certo. Cioè, tu hai avuto la fortuna anche di trovare dei grandi coach, però poi col senno del poi, anche io iniziando a fare questo lavoro, al di là proprio del fatto del tennis tecnico, c'è tutta la preparazione anche atletica, no? Da tennista anche quando si gioca. E io, quando ho finito di giocare a tennis, avendo poi iniziato a fare di lavoro proprio allenamento personalizzato e quello che faccio adesso, ho sempre. Se avessi avuto tutte le informazioni che ho adesso quando giocavo, chissà quanti miglioramenti avrei avuto in campo proprio a livello di spostamenti, di potenza, di reattività.
resistenza. E purtroppo invece anche dal punto di vista atletico sempre state allenate da uomini e anche che venivano da altre discipline. Quindi un po' quello che mancava era anche certo. Fare, magari sei bravo ad insegnare nella tua disciplina, non so, i 400 metri, però sai giocare a tennis, quindi ti manca il collegamento rispetto alla certo. E poi l'altro aspetto che io purtroppo ho subito è stato quello un po' di aver avuto una mancanza di sensibilità rispetto ai coach che ho avuto per quanto riguarda un po' la mia parte, diciamo, più sensibile, più da donna, no? Quindi c'era un po' quest'idea di educazione un po' ufficiale gentiluomo, no? Attraverso cui pensavi di far migliorare le persone attraverso o l'imposizione o la presa in giro o magari il castigo, no? Io me lo sono trovata purtroppo tantissime volte nella mia carriera e quindi è una cosa a cui io tengo tanto, no? Quello di allenare le persone invece cercando di tirar fuori la loro parte più bella, no? Un po' quelli che sono i semi che ci sono, però le persone magari a volte allenandosi da solo anche emotivamente, mentalmente, non riescono a tirar fuori, quindi alimentando la parte più bella, più sensibile. E soprattutto da donna penso che sia importante sotto certi punti di vista avere vicino qualcuno che capisce in questo senso, no? E invece la tua esperienza è stata diversa, tu cosa pensi rispetto a questo? Beh, guarda, mi dispiace perché tu eri dotata, so, di un grandissimo talento quando giocavi ed è un peccato perché forse se avessi avuto a fianco magari un allenatore o un'allenatrice magari avresti ottenuto molto di più di quello che hai fatto. Ma comunque vedi, poi alla fine quello che è stata la tua esperienza la stai poi trasmettendo ai ragazzi e ragazze che sono in palestra con te. Questo è bellissimo comunque. Certo. È una cosa molto bella. Io ti ripeto quello che ti ho detto prima, ho avuto la fortuna di non avere tantissimi allenatori, ma mi hanno, ti ripeto, capita non solo Raffaella tennista, ma proprio Raffaella persona. Certamente oggi da questo punto di vista sia tecnico sia atletico sia mentale, insomma adesso c'è di tutto di più, nutrizionista, ci sono talmente tante figure che circondano questo mondo che quindi sono sicuramente più preparate. Qui parliamo, Sara, degli anni 80, l'atletica si faceva sul campo da tennis, sì. Non c'era questa specializzazione che c'è adesso, quindi io per la mia strada ho avuto persone, anche il mio preparatore fisico, che io ho cominciato a fare atletica seriamente, non avevo ancora 18 anni, quindi sulla carta molto tardi, lui veniva dalla pallavolo. Sì. Veniva dalla pallavolo, che tra l'altro era l'insegnante di pallavolo di mia sorella, pensa. E tra noi si era instaurato un feeling pazzesco, quindi lui proprio si era andato a documentare quello che era il tennis. Quindi, sì, sì, sì. La fortuna è anche questa. Io devo dire, non lo so, sicuramente oggi anche le figure femminili che fanno le allenatrici, questa ha preso sicuramente piede. Certamente noi donne abbiamo molto probabilmente una sensibilità diversa. Devo dire che però chi è stato giocatore non necessariamente può essere un bravo allenatore. Attenzione, sì, sì, penso attenzione, questo secondo me è fondamentale, ci sono talmente tante dinamiche, io lo vedo anche con i ragazzi e certamente parliamo anche di un livello normale, non puoi trattare tutti allo stesso modo, trattare tutti vuol dire, cioè, se magari con uno devi andare giù abbastanza pari, con un altro devi magari usare un tono e un tono di voce un po' diverso. Io sono abbastanza, ti dico, diretta, io questa cosa qui... magari per molti non paga, però io sono così, cioè faccio un po' fatica a usare un po', insomma in campo sono abbastanza esigente, poi però andando avanti negli anni ho capito che certamente devi usare anche determinati toni, determinati modi, quello senza ombra di dubbio. Però ecco, forse quando ti dicevo prima, cambiare, cioè magari oggi mi sarebbe piaciuto poter, diciamo così, stare nell'ambiente, quindi giocare a tennis proprio per questi aspetti qua. Sì. Che non era tanto
e magari a livello economico, tutto, perché ripeto, io mi sono troppo divertita a quell'epoca lì, però oggi c'è talmente tanta più specializzazione da questo punto di vista qui che magari mi sarebbe piaciuto, ecco, toccare con mano realtà totalmente diverse rispetto a quelle che ho vissuto io. Con più informazioni. Assolutamente sì. Ma comunque io penso anche poi andando avanti, anche io ho visto tantissimi anche genitori e è stato uno punti per me veramente più difficili quello di vedere come i genitori si comportano con i propri bambini, i ragazzini. Adesso noi ce lo siamo visti nel tennis e vi garantisco che il tennis a livello mentale è tanto importante. Quindi se Certo. il genitore ti fa vivere in modo sbagliato il tennis al tuo bambino, già secondo me metti dei semi che non No. funzionano. Proprio a livello di aspettative, di critica, tutta questa situazione qua. Quindi secondo me io sono sempre del parere che è importantissimo veramente lasciare il bambino giocare sotto un certo punto di vista. Certo. Poi dà delle informazioni per incanalarlo a livello tecnico, è giusto, però capire se si diverte, non si diverte, gioca, vince, perde, fa niente, fallo sperimentare, no? Vedi un po' qual è la sua vera natura. Certamente. Questo penso che tu ovviamente tu sia d'accordo, però la domanda che ti volevo fare è: io ho conosciuto tua figlia, una ragazza adorabile, però Grazie. no, veramente, veramente. Grazie. Io ci penso sempre, sarà stato difficile per lei avere una grande campionessa come mamma. Cioè, tu come hai ammorbidito questa cosa, perché un po' di difficoltà c'è sempre, no? Proprio anche a livello magari di personalità, no? Anche. Ma guarda, abbiamo fatto insieme questa trasmissione che è andata su Rai 3, Tutto su mia madre, Sì. e lì per la prima volta ho sentito mia figlia parlare di me, di quello che era stata la mia carriera, di come mi vedeva dentro e fuori dal campo, anche se lei dentro al campo non mi ha mai vissuto, ha visto delle cassette, le vecchie VHS, poi insomma mia madre mi ha tenuto da conto tutti i miei articoli, quindi delle volte insomma lei ha visto, ha letto e devo dire che no, a lei non credo che gli sia mai pesata questa cosa. Lei ha giocato a tennis per qualche anno, dai 10 ai 12 anni. Io devo dirti la verità, l'unica, se vogliamo chiamarla, imposizione che io ho dato, io avevo piacere che lei facesse sport. Certo. Qualsiasi tipo di sport a me non interessava, però devo dirti la verità. C'era questa cosa, io ho detto: guarda, io ho piacere che tu comunque ti tenga impegnata 2 o 3 volte a settimana nel pomeriggio e tu faccia qualcosa. Quindi lei ha giocato un po', esatto, bravo. Anche proprio per stare insieme agli altri, il confronto, in maniera molto, ti dico, tranquilla. Quindi oggi lei comunque scia, va a cavallo, gioca a tennis, ha fatto poi pallavolo per 7-8 anni. Quindi comunque avere anche un'apertura, no, da questo punto di vista qui per me è sempre stato fondamentale. Devo dirti che quando mi ha detto: mamma, tennis direi basta, preferirei fare uno sport di squadra, io. Senta, No, perché insomma, per giocare a tennis, Sara, poi tu lo sai, devi essere anche un po' cattiva dentro, no? Un po' di grinta, un po' di sana cattiveria. Devi sapere che io fuori dal campo ho sempre stata molto tranquilla. Quando entravo in quel quadrato rosso, i miei dicevano: quella non è nostra figlia, noi non la riconosciamo. Proprio, sai, quando proprio una maschera, cioè, e dal di lì non mi poteva fare del male niente, nessuno. Cioè, era il mio habitat, quindi ero proprio totalmente a mio agio. Certo che per fare uno sport individuale un po' di sana cattiveria ci deve essere. Giulia è troppo buona e ha deciso di fare altro, ma ti dico, va bene così. Parlavamo delle aspettative. Sai che cosa, Sara? Molti genitori, io lo vedo nell'ambito tennistico, riversano tutto nei figli perché magari era quello che loro avrebbero voluto fare da giovani, no? E diciamo così, mancate occasioni o dal punto di vista economico, tante cose non sono riusciti. Quindi questo è
motivo per riversare poi ai ragazzi ed è la cosa peggiore che si possa fare. Insomma, se ne vedono tanti in giro e devo dire che a me ogni volta quando vedo queste scene qui proprio io vado via, perché proprio mi dà fastidio fisico, perché poi vorrei cioè intervenire, magari poi la farei fuori dal vaso e quindi non mi trattengo. Ma io è importantissimo dare ai genitori queste informazioni della cosa peggiore che potete fare durante il match di tennis, ma penso che valga per tutti gli sport, è criticare vostro figlio. Ma, certo. Tanto ma poi quando vedi anche il bambino che gioca, certo, e che se sbaglia, che guarda fuori, mamma e papà, ed è una roba, ti dico, che mi si stringe il cuore, non va bene, non va bene. Io devo essere sincera, questo è un punto su cui io batto molto. Sì. Nella scuola in cui collaboro, questa cosa qui è stata una delle prime cose che ho messo in chiaro subito con i genitori. Sì, sì, ma sì, in primis, perché ho detto, io non vengo a sindacare sul lavoro che voi fate, anche perché non ho le competenze, io sono disponibile nel parlare tutto, ma quando poi si sfocia sulla tecnica, sì, io lì mi saltano veramente i 2 minuti e mezzo, veramente. Cioè i miei ragazzi devono comportarsi bene, perché per me in primis... Continuare a guardare fuori dal campo... No, assolutamente no. E ce ne sono tanti purtroppo, questa sudditanza, no? E la paura poi di perdere una partita e magari in casa di, non ti dico di alzare le mani, ma di andare anche pesanti con le parole, è brutto, 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 brutto. Io su questa cosa qui mi batto molto. Dammelo questo messaggio, anche se sembra scontato, però veramente... No. Bisogna voler bene i propri figli a prescindere dal risultato sportivo. Lasciarli liberi di scegliere, lasciare liberi di sbagliare, perché è la normalità nella vita. Certo, bisogna essere anche obiettivi, conoscere i propri figli, sapere quelli che possono essere i loro limiti anche, no? Ma a questo punto qui io... Con mia figlia ho fatto così, Sara, forse perché i miei mi hanno dato questa opportunità e io con lei ho fatto uguale. Lei ha 8 anni e mezzo, ha preso, è andata in Inghilterra 2 settimane con la scuola, era la più piccolina, il papà non era molto d'accordo e lei è andata uguale. E devo dirti che a oggi, quando si tratta, adesso purtroppo no, vista la situazione, ma lei nasce con il trolley in mano. Mamma andiamo, mamma quando possiamo partire, mamma voglio andare, e questa secondo me è una delle più grandi ricchezze, cioè nel momento che tu hai anche una mente aperta non hai paura di niente. Sì, ma quella famosa creatività che comunque ti fa sperimentare, poi ti fa scegliere qual è la tua vera strada, no? Cioè... Esatto. Dei genitori... Sicurezza per cui veramente ti puoi permettere di sbagliare, di rientrare, di scegliere. Certo. La pressione addosso continua, no? Certo. E, una delle ultime domande che ti volevo fare è ma che cosa si prova a giocare davanti a milioni di persone, non solo quelle nello stadio? Adesso siamo in pandemia, è veramente un sogno pensare di giocare davanti a tutte quelle persone. Quindi al di là proprio delle persone nel centrale, perché ci hai detto prima che hai giocato nei centrali più grossi del mondo, ma anche alle persone che ti guardano in televisione. Quindi come si stempera quella tensione prima di entrare in campo, oppure anche quando sei in campo? Il tennis è famoso per avere dei rituali, molti tennis anche presi in giro perché sono molto superstiziosi. È vero. Quindi cioè, come mettevi insieme un po' queste cose? Allora, giocare davanti al pubblico numeroso per me, posso dirti, era una figata mondiale, bellissimo. Va bellissimo proprio. Poi io sapevo tutto quello che succedeva attorno al campo, Sara. Cioè chi c'era, i gesti, le cose, perché poi tu hai una visuale che ad un certo punto incameri tutto quello che ti sta attorno, perché tu mi dirai, ma come, tu eri concentrato sulla partita? Sì, però nello stesso tempo assapori tutto quello che c'è attorno ed era per me bellissimo. Poi certo, io quando giocavo cercavo anche di portare anche il pubblico dalla mia parte, quindi insomma io al di là del mio tennis
ero anche molto mimica, magari cercavo di coinvolgere anche il pubblico, magari sbagliavo una palla e il pubblico faceva no, e io mi mettevo in mezzo al campo, scusate, ho sbagliato una palla. Quindi facevo un po' di show delle volte, no? Anche per proprio stemperare magari la tensione, quello che dicevi tu. Però ti dico, a parte divertente, no? Magari interagire col pubblico a volte ti serve un po' anche per prendere tempo. Brava. Esatto, perché poi adesso hai visto, no? che ci sono i cosa sono 30 secondi, 25 secondi tra un punto all'altro. L'epoca non c'era, quindi tu potevi prenderti tutto il tempo che prima non c'era. No. Minuti? Esatto, quindi ovviamente non potevi stare dei minuti tra un punto all'altro, però non c'era all'epoca. E quindi, insomma, potevi anche interagire un po' di più e lo facevi anche proprio per stemperare un po' la tensione. Io ti dico, prima di entrare in campo avevo il mio Walkman in testa, adesso vabbè c'è l'iPhone, prima c'era il Sony Walkman con queste cuffie improponibili, una roba che mi ascoltavo tutta questa musica abbastanza veloce. Ho sempre amato la musica, ho sempre amato ballare, quindi insomma sono sempre stata molto attiva da questo punto di vista e cercare proprio di isolarmi anche un po' da tutto e da tutti. Dopodiché, ti ripeto, 5 minuti di riscaldamento me la facevo abbastanza addosso. Dopodiché, quando era pronto subito il primo 15, già si entrava in modalità proprio caterpillar, hai capito? Come i cavalli, si guardava avanti, esatto. Però bello, guarda. Bene. Mi fai riprendere tutti quelli che erano i miei ricordi, bello. No, è bellissimo sentirti parlare, raccontare, perché poi sono esperienze proprio vissute in prima persona. A volte questi particolari, guardando in televisione, così non si vivono e sono tanto interessanti. Allora, l'ultima domanda che ti volevo fare, perdonami, ma fa proprio parte della mia natura questa qua. Allora, è proprio un periodo che si parla tanto di pregiudizi nei confronti delle donne. E l'ultima domanda che ti volevo fare è: come ti sei vissuta il fatto di essere donna, tra virgolette, donna in un mondo di uomini anche nello sport, tra virgolette, e poi dopo la tua carriera nel lavoro, ad esempio nelle telecronache di Sky, oppure anche come da coach? C'è qualcosa che secondo te magari andrebbe cambiato, oppure secondo te stiamo raggiungendo un po' lo stesso livello di considerazione che hanno gli uomini o no? Allora, guarda, quando io giocavo che si parlava tantissimo di montepremi, no? Sì, era una disparità pazzesca. Adesso, da questo punto di vista qui, si è abbastanza livellata, anche perché, insomma, le donne hanno fatto veramente una grande battaglia da questo punto di vista qui, e devo dire che anche dal punto di vista della televisione, quindi si vede anche molto tennis femminile adesso rispetto a tanto tempo fa. Quindi devo dire che le donne in questo stanno prendendo, direi, abbastanza piede, anche se poi oggi è tutto molto incerto, no? Per quello che riguarda un po' i risultati a livello femminile, perché non ci sono più delle vere e proprie dominatrici. Sì. Mentre all'epoca, sai, bene o male, se la giocavano sempre quelle due o tre. Sì. E quindi forse oggi manca un po' questa rivalità che poteva essere Navratilova-Evert, che poteva essere Graf-Sabatini. Esatto, brava. Quella personalità pazzesca tra Sabatini, poi dopo anche le Williams, Esatto. Adesso manca, devo dirti la verità, un po' questo. Però, insomma, dal punto di vista proprio della livellare, no? Quello che erano il montepremi e non solo, si sta facendo, direi, si è fatto veramente un grandissimo passo avanti. Sì. Per quanto riguarda, io ho fatto la capitana di Fed Cup 4 anni ed ero affiancata insieme a Paolo Bertolucci, ci siamo divertiti tantissimo in 4 anni. E certamente all'epoca, ti dico, a livello di stipendio, la donna, cioè in questo caso io, prendeva meno rispetto a Paolo, le settimane erano uguali, l'impegno era uguale, però questo era. Ma Sky, devo dirti la verità, io sono sempre stata trattata bene. Io forse
sai, anche la fortuna, ma anche questo forse non so se sia anche un valore che mi hanno trasmesso i miei. Io da questo punto di vista qui sono molto fortunata, questo sì. Non ho mai fatto un discorso, ti dico, economico, anche oggi non è quello. Mi muove il grande amore che ho per questo sport. Quindi determinati, ti ripeto, dettagli o i pregiudizi che ci sono, ti ripeto, non voglio sembrare quella che se ne strafreghi di tutti, perché non è questo, assolutamente, perché lo so, leggo, vedo, però per la mia esperienza sono sempre stata trattata, ti dico, con i guanti da questo punto di vista qui. Certamente, sai, a Sky commentiamo tornei maschili, quindi è già la fortuna, a parte Wimbledon, che è l'unico torneo uomini e donne. È già una fortuna per me poter fare parte di uno staff di commentatori, essendo donna, e sono già 18 anni che sono lì, e già, insomma, 18 anni lì, dove la maggior parte dei tornei, ti ribadisco, sono uomini, e commentiamo uomini, quindi per me è motivo anche di orgoglio. Quindi se sono ancora lì commentando anche i maschietti, si vede che, insomma, tante cazzate non le dico, si vede che qualcosa di buono, qualcosina, insomma. Mi piace molto. Trovarsi dall'altra parte non è facile. Poi, sai, seduta in poltrona, tranquilla, vedere gli altri che sudano, che fanno, e poi tu che fai questi commenti, come dire, delle volte direi, vaici tu a giocare in quei frangenti lì che ti pare facile. Però ti dico, sono sempre stata abbastanza fortunata da questo punto di vista qui. C'è ancora molto da lavorare, questo senza ombra di dubbio, andando anche al di fuori dell'ambito tennistico. Questo sì, certamente per quanto riguarda l'ambiente del tennis, avere a che fare con donne di personalità, di carattere, di essere dirette, non so quanto possa pagare, Sara, in questa mentalità nostra che abbiamo. Però io sono così, cioè forse anche questo mio carattere mi ha portato poi ad uscire, a mettere le ali fuori di casa, ad affrontare un'esperienza così. Capisco che bisognerebbe essere un pochino più diplomatici, è una cosa che, insomma, negli anni sto cercando di mettere su, ma non è proprio tanto nel mio DNA. Però dall'altra parte, chi mi è vicino, io vorrei questo dalle persone che mi vogliono bene, cioè le cose, sai, è facile quando va tutto bene, è nel momento che non vanno bene che vedi poi le persone che ti vogliono realmente bene, andando anche in maniera diretta. Io preferisco questo. Ma capisco che nel nostro ambiente non è facile. Poi sai, il proprio orticello, andare a mettere bocca su quello che sono le tue cose, arriva Raffaele e dice: guarda, io farei così, ma no, no, ma tu no. Sai, tutto molto. Quindi forse c'è questo pregiudizio qui, no? Nel cercare magari di potersi anche mettere a disposizione di un, non so, di un carattere anche forte, con personalità, e scambiarsi quelle che sono le proprie opinioni. Ecco, questo dobbiamo ancora un po' lavorarci, forse. Non Ma so tu cosa ne pensi. io penso che poi alla fine, sotto un certo punto di vista, sia anche giusto magari portare avanti certi valori, certi principi, ma non tanto magari per noi che negli anni abbiamo imparato a reagire, a comportarci, anche magari un po' a mediare. E anche farci sentire, perché penso sia giusto, però il fatto di dire molto spesso magari cosa pensiamo, oppure di portare avanti anche una dimensione anche di parità rispetto alle donne con gli uomini, anche a livello di montepremi o di considerazione, sia nelle Certo. sportive, in tantissime cose, è importante soprattutto per tante ragazze che non hanno la nostra forza emotiva, no? Perché molto spesso ci sono tante ragazze che subiscono violenze di ogni genere e non hanno la forza di reagire o di dire no per tante cose, no? Quindi il fatto di vedere delle donne che sono anche orgogliose di quello che hanno fatto e che lottano anche tutti i giorni, no? Per andare avanti veramente tanti, tanti valori che sono fondamentali, secondo me serve più per chi ci vede, magari per noi, no? Che poi alla fine andando avanti. Certo, ma sai, io credo che per quanto riguarda le ragazze giovani che vogliono intraprendere qualsiasi tipo di
di percorso che sia, io nel momento che mi chiedono e mi parlano, per me lo zoccolo duro è sempre stato fondamentale, cioè la mia famiglia. Sì. Devo essere sincera, secondo me questo è fondamentale, avere una base solida. Mamma e papà per me sono stati, ti ripeto, fondamentali, ma fondamentali non solo per avermi dato l'opportunità. Fortuna, no? Questa è una grande fortuna, perché magari la differenza tra me e te è che tu per tanti anni hai avuto vicino una famiglia solida, no? Per quanto riguarda la mia esperienza, magari che io ho perso i genitori, che ero molto giovane, se quei punti di riferimento che non trovi nei genitori, li devi per forza trovare nel tuo allenatore, esatto, nelle persone che ti sono vicine. Bisogna avere anche grande fortuna lì, Sara. Bisogna avere molta, molta fortuna. Oggi forse, ti ripeto, da questo punto di vista qui, si è molto evoluto anche la preparazione per quanto riguarda i coach, per quanto riguarda i maestri. Da questo punto di vista qui, senza ombra di dubbio. Poi, insomma, ci sono più conoscenze rispetto a 30, 40 anni fa, senza ombra di dubbio. Però, vedi, poi alla fine, l'importante, secondo me, è non avere mai rimpianti, no? Sì. Nel senso che se magari tu nel tuo, adesso prova a immaginare, no? Magari nella tua testa avresti detto, ma se avessi avuto magari qualcuno vicino, forse invece di essere arrivata a 250 al mondo, sarei riuscita ad arrivare, non so, tra le prime 50, cosa che tu, talento e qualità, ne avevi da vendere come, mi ricordo molto bene. Però vedi, poi alla fine, quello che hai oggi, io credo che comunque sei appagata anche di quello che hai, quindi bene o male c'è sempre una chiusura del cerchio, credo, no? È vero? D'accordissimo. Quindi io ho sempre avuto questo, cioè mai vivere nel rimpianto, dare tutto, poi come va e a me è andata molto bene, ma veramente molto 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 bene, ripeto, senza grandi pensieri nella testa, l'ho vissuta benissimo, guarda, è stata una cosa che rifarei altre mille volte. Sì, immagino. Raffaella, chiudiamo in bellezza, no? Con questa frase dove un po' vogliamo ricordare, secondo me, a tutti gli sportivi, ma a tutti, di non rimanere sul passato, ma di elaborare il passato per costruirci un futuro migliore, quello che vogliamo, no? Assolutamente, sì. Non si può cambiare il passato, ma si può imparare da quello che è successo per prendere la direzione che poi ci rende felici o soddisfatti, no? Quindi assolutamente, sì. Impariamo da questi grandi campioni come Raffaella, perché serve tanto, ragazzi, anche ascoltare il vissuto, come si sono vissuti i momenti, che belli, che più difficili, perché aiuta tanto. Ti ringrazio tanto, Raffaella. Sara, grazie a te. Un piacere. Grazie. Poi speriamo di vederci presto, assolutamente. Magari quando vengo su a Milano, un bel caffè, qualcosa, volentieri. Se vuoi. Se non ci chiudono di nuovo, perché sembra che. Come? Ti faccio fare Pilates quando vuoi, ci prendiamo un caffè. Se non ci chiudono un'altra volta, ci vediamo presto, dai. Vediamo, dai. Un abbraccio grande, Raffaella. Grazie mille, a presto. Grazie. Ciao. Ciao, ciao.